Amici del Cuore Tassellato, ben ritrovati, siamo a Mantova per l'ultima prova di campionato regionale FMI Over MX1 e MX2. Giornata fantastica, sembra una giornata estiva, tantissimi piloti, più di 120, le gare sono appena iniziate, per cui buona visione. Con Giovanni Pavesi, ciao Giovanni. Ciao. Siamo qua presso l'autodromo Tazio Nuvolari di Mantova per l'ultima prova di campionato regionale FMI gestito da MX Promotion. Prima domanda Giovanni, come hai visto il campionato regionale quest'anno e a che livello sono i piloti? Ho visto un buon campionato organizzato bene dalla Promotion, che dedica molto tempo e crea un'immagine, direi, a livello dell'italiano. Quindi molto bravi, un applauso a loro. I piloti, diciamo, sono in media come gli anni passati, sono di un buon livello, anche li vediamo nell'italiano che sono sempre nei primi 10, quindi c'è un buon livello lombardo che ha possibilità di migliorare. Il problema, secondo me, è di avere piste tecniche dove i piloti possono migliorare e avere situazioni, diciamo, simili a quelle che incontreranno se faranno i campionati europei e mondiali. Abbiamo, e questa qua è una polemica molto sentita da parte di tutti gli appassionati, sul fatto delle piste, che non ci sono piste abbastanza tecniche laddove vengono tutte costruite sul piatto, curva salto, e c'è un po' di delusione nel non vedere più le piste di una volta. Mantova è una delle piste, diciamo, tradizionali che ha fatto la storia del motocross. Siete venuti fuori dal trofeo delle regioni, 400 piloti iscritti, grande successo. Sì, il trofeo delle regioni, devo dire che era la prima volta che organizzavamo il trofeo delle regioni e sinceramente è un'organizzazione importante, abbiamo dovuto mettere in piedi una grande organizzazione per ospitare questi 400 piloti, simile quasi alle strutture del mondiale, perché c'erano delle esigenze molto particolari, anche se poi a livello competitivo era più una giornata di stare insieme, una grande festa dove tutte le regioni partecipavano ai campionati. C'era un grandissimo agonismo, malgrado tutto, quindi devo dire che è stata una bellissima manifestazione, organizzata bene con noi, con tutti il gruppo degli appaltatori, perché c'era sia Leaf Road che FX Action, e la federazione con tutto il suo staff organizzativo. Abbiamo fatto, a detta di tutti, un buon lavoro. C'è ancora tanto da fare per il motocross, per farlo venire fuori un pochettino dall'impasse che sta vivendo, però diciamo che la base è consolidata, ci sono sempre più utenti che utilizzano la moto da cross e hanno voglia di utilizzare piste come Mantova, Arco di Trento, laddove ci sono dei saliscendi, sono piste tecniche, dove i piloti possono crescere. Sì, diciamo che i piloti che vogliono crescere, cioè, ma il livello dei piloti che vogliono partecipare all'italiano, campionato del mondo, all'europeo, cercano questo tipo di piste, le piste dove noi facciamo i mondiali, tipo Mantova, eccetera. L'altro gruppo di piloti che, diciamo, sono tantissimi gli appassionati, hanno bisogno di caratteristiche diverse di piste e dove loro, diciamo, è un tipo divertimento più che competizione, e ci sono queste due anime da riuscire a collimare anche nei grandi circuiti come i nostri, che è molto difficile collimare le esigenze di uno e dell'altro, e quindi noi a volte, quando facciamo manifestazione di un livello inferiore, modelliamo la pista alle caratteristiche che andiamo a vedere, che ci sono caratteristiche totalmente diverse dei piloti che partecipano solo per hobby, per divertimento, e hanno comunque la grande passione della grande gara. Per loro, anche se diciamo per noi è una gara semplice, per loro è come fare un campionato del mondo, ci mettono l'anima.
Sì, anche perché hanno grande esaltazione a correre su una pista dove ha visto gare bellissime di mondiale, sia in passato che nel presente. Facciamo un plauso alla federazione per il grande lavoro che sta facendo per quanto riguarda la sicurezza sia delle piste che dei piloti. Ci sono tantissime novità per il 2020 atte a migliorare e a scongiurare incidenti gravi. Tu come la vedi? No, la federazione sta lavorando bene, sta controllando i circuiti, cercando di dare la sicurezza necessaria, ma secondo un parere tecnico degli esperti e di chi di motocross ne mastica molto, il problema più grande sono le potenze delle moto, perché le potenze delle moto oggi sono arrivati con i 450 a 60 cavalli con una coppia esplosiva, crea grandissimi problemi, diciamo, a chi non è professionista. Quindi il problema secondo noi e secondo gli esperti, oltre che i circuiti di mettere in sicurezza, sono di cercare un sistema di contenere le potenze delle moto per chi fa solo hobby. Posso dire una cosa? Non voglio che ci sia un abbassamento di cilindrata, vorrei solamente molta più attenzione da parte dei piloti, soprattutto quelli di una certa età, perché molti incidenti sono avvenuti a persone che avevano smesso da tanto tempo di andare in moto, hanno ripreso, chiaramente la mente va per la sua strada, il fisico invece ne segue un'altra. Non vorrei mai che ci fosse un tornare indietro allo sviluppo tecnico delle moto, perché i piloti, quelli che sanno andare, vogliono sempre più potenza, vogliono sempre più tecnologia per quanto riguarda le sospensioni e quant'altro. Per cui molti hanno detto ma troppe le potenze, no, bisogna usare la testa. Come bisogna usare la testa? Per imparare a leggere le bandiere e avere buon senso quando si entra in pista. Il fondamento del motocross, che la gente è convinta che basta prendere la moto e salirci, il fondamento è la grande tecnica e il grande feeling che uno deve avere con la moto. Quindi bisogna, per quello si dice gli appassionati, i professionisti girano minimo 4-5 volte la settimana in moto. Chi lo fa per divertimento fa un giorno, massimo due alla settimana. Quindi deve anche lui essere consapevole che deve scegliere la moto migliore, la miglior moto che c'è sul commercio, tecnicamente migliore, non una moto vecchia, ma con una cilindrata e una potenza adatta alle sue capacità. Non bisogna scendere di qua, bisogna crescere la qualità delle moto, la tecnica, che ci sono moto effettivamente oggi hanno una grande tecnologia, sì. Però la scelta, specialmente delle persone che sono di una certa età, è di scegliere la moto a misura delle loro capacità. E questo è quello, il problema più grande, che la moto più potente all'approccio risulta molto più facile alla guida, quindi loro scelgono una moto che non è adatta però alle loro caratteristiche, e questo. Infatti quello che hai detto mi trova pienamente d'accordo, io faccio solamente una piccola raccomandazione, è un mio pensiero personale. Quando entrate in pista, anche se avete fatto solamente due giri e vi sentite stanchi o così, uscite, cercate di conservarvi e fate un allenamento adeguato che vi porti poi a girare a 10-20 giri alla volta. Un passettino alla volta, tutti noi possiamo fare molto. Intanto ti ringrazio Giovanni per la consueta ospitalità qua al Tazio Nuvolari. Complimenti per il grande lavoro che hai sempre fatto e quello che farai. Vi invito tutti a utilizzare la pista di Mantova, al Tazio Nuvolari qua a Mantova. Grazie, grazie della tua presenza che è importantissima per il nostro sport. E grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato e speriamo di aver dato dei consigli validi per il futuro del motocross. Speriamo. Alessandro Lentini, ciao Ale, appena finito la prima manche, com'è andata? È andata non benissimo, ero partito alla prima curva, ero primo, solo che ho un po' sbandato la prima curva, sono andato troppo forte giù sull'appoggio ma non filato, poi la seconda curva un altro contatto con un pilota davanti e ho perso altre posizioni, poi ho recuperato un po', stavo andando via come i primi, solo che poi dopo ho avuto un indurimento di braccia
e niente, quindi ho mollato un pochino. Poi dopo ho visto D8 che era caduto, non era lontanissimo da me, ho provato a riprenderlo, però dopo ho ripreso un'altra volta le braccia dure e non so, è un po' un periodo così, è un periodo che c'è un po' un problema al braccio, soprattutto quello destro, e ora vediamo durante la preparazione invernale di sistemarlo, vedere cosa c'è, di fare alcune prove e niente, ora proviamo poi la seconda, speriamo di riuscire a fare bene, però quest'anno un po' tosta, ultimamente è un po' tosta, un po' problemi fisici, però dai, proviamoci. Dai Ale, ti voglio vedere col sorriso, ti vedo abbacchiato, forza, tira fuori i cones, come dicono in Spagna, e cerca di rimanere un pochettino più concentrato, le caratteristiche per star davanti ce le hai, mi raccomando Ale, dai forza, dai. Che così dai soddisfazione anche al team che se lo merita. Sì, sì, stiamo provando, è da poco che sto su questa nuova moto, stavamo facendo anche dei test durante la settimana. C'è un grandissimo lavoro da dietro da parte loro, sia anche da TM, quindi dai, ora ormai ci proviamo bene per il prossimo anno e speriamo di fare una bella stagione. Dai, forza, grande preparazione questo inverno per essere in forma per il 2020. Un complimento al team TM, hai un sacco di compagni di squadra, vedo. Stiamo provando a trovare piloti per il prossimo anno. E oggi corre con noi Croci, il fratello più piccolo, e dai, speriamo, la moto è una gran moto, anche giovedì ci sono stati i test con tutte le moto da provare che abbiamo su TM a Chieve, erano tantissime a provarle, infatti non ce l'aspettavamo, però comunque è una moto che va provata per crederci, perché anche io ero un po' dubbioso, invece quando l'ho provata non ha nulla da invidiare in confronto alle altre, anzi ha anche qualcosina meglio. E niente, quindi speriamo per fare una bella seconda manche, ma più che altro speriamo di fare una bella preparazione per il prossimo anno, sia per me che per il team, perché mi dà una grandissima mano. Dai, forza, perché TM, unica casa italiana, per cui grande rispetto per chi lavora da dentro, tu dai del gas e cerca di tirarti su di morale. Dai Ale! Sono qua con una sfilza di futuri campioncini, sono già appassionati di questo meraviglioso sport, chiedo i loro nomi, la cilindrata e come siete messi in campionato. Federico Salvi, categoria 85 junior e ho finito nono nel campionato regionale. Gabriele Monzi Compagnoni, cilindrata 65 e ho finito dodicesimo in campionato. Io salto. Andrea Bruzzese, 85 junior e ho finito tredicesimo nel campionato regionale. Alessandro Salvi, cinquantino. Cinquantino, ma funziona. Dai, raccontatemi un pochettino lo junior team 3MX. Ci siamo noi quattro e altri due piloti che oggi non ci sono e basta. Chi è che vi dà una mano? Ci dà una mano tutti gli sponsor, il team, Mad Bros che ci ha fatti i completi, i nostri papà, Amadio e Alessandro. Bravo. Quali sono le tue aspettative per il campionato? Adesso ormai il campionato finisce oggi, per l'anno prossimo? Tengo io. Di fare una buona posizione
Voglio sapere dove vuoi arrivare. Dammi la posizione. Il tuo sogno. Settimo. Settimo. Io avrei detto voglio vincere. Anch'io. Dillo. Voglio vincere. Ok, bravo. Tu? Allora, per l'anno prossimo cercare di fare una migliore posizione possibile. Sarà un po' difficile perché ci sono anche quelli all'ultimo anno di senior. Puntiamo nei 15 e cercare anche di qualificarsi per le finali di campionato italiano. Di anche tu, voglio vincere. Voglio vincere. La telecamera comunque colpisce anche i piccoli. Intanto io vi saluto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e mi raccomando gas a manetta. Con Alessandro Bruzzese, team TM Racing. Ciao e benvenuto su Motocross My Passion. Ciao a tutti e benvenuti, grazie a voi per averci intervistato. No, visto che si parla sempre poco di una realtà italiana che è cresciuta, sta crescendo e sta crescendo molto all'estero, e sto parlando di TM, Casa Pesarese, complimenti per il lavoro che avete fatto fino adesso. Che novità ci sono per quanto riguarda le motorizzazioni per il 2020 e che tipo di obiettivi vi ponete? Beh, prima cosa ringraziamo noi TM per essere a fianco nostro. Sicuramente TM è una casa importante, per noi è stato il primo anno avvicinati a loro perché arriviamo da un'altra realtà. Siamo stati favorevolmente stupiti dal prodotto, che va molto bene, è una casa che fa una quantità incredibile di motorizzazioni piuttosto che con degli ottimi risultati. Progetti 2020 nostri sono sicuramente sempre seguire il regionale, il campionato italiano e spingerci su qualche prova di campionato europeo. Non abbiamo ancora definito tutti i programmi, però ci stiamo lavorando. Come scegliete i piloti? Vengono loro da voi o addocchiate come fanno i talent scout appunto sui piloti? Ma solitamente diamo un'occhiata e cerchiamo di avvicinare i piloti che ci interessano, che è la cosa basilare. Dammi qualche nome su cui possiamo contare per l'anno prossimo, se fuori dai denti, la verità. Sicuramente Dal Bosco, sicuramente Lentini. Lentini, Alessandro, l'abbiamo visto abbacchiato per tutto il tempo, lo voglio più aggressivo. Lo vogliamo più aggressivo anche noi, sì, Alessandro è un ragazzo che conosciamo da tanto tempo, ci siamo stati vicini per tanto tempo e finalmente al 99% abbiamo trovato il modo per farlo correre attraverso la nostra struttura. Per invece gli junior li avete visti prima, per cui tutti confermati. Stiamo lavorando su altri piloti, ma non mi sbilancio. Perfetto, per cui non abbiamo fatto lo scoop della giornata, noi ti ringraziamo per l'ospitalità, in bocca al lupo, avete una squadra fortissima, come dice Checco Zalone, nello junior, per cui avanti tutta. Crepi il lupo e grazie a voi, grazie. Sempre sotto il tendone di TM, sono qua con Mirko Dal Bosco, ciao Mirko. Salve a tutti, buongiorno. Figlio del famosissimo Michele Dal Bosco, grande competizione in famiglia? Abbastanza, adesso iniziamo un po' a fare le sfide in pista e è bello. Il papà dov'è? Qua intorno, sì. Qua a Mantova, per cui bloccheremo anche lui. Raccontami un pochettino la tua avventura con TM e con il team, se vuoi ringraziare qualcuno, gli obiettivi per il 2020, come ti trovi con la moto e come hai trovato la pista, per cui abbiamo solamente 4 ore, per cui inizia. Allora, quest'anno è stato un anno un po', diciamo, sfortunato perché ho subito 2 interventi, uno alla spalla sinistra a novembre e adesso a luglio alla spalla destra per vari infortuni di lussazione di spalla. È stato un anno veramente brutto e per il prossimo anno speriamo di fare quello che dovevamo fare quest'anno, diciamo, fare una bella stagione, porci dei belli obiettivi col team, credo sia un team veramente fantastico, le persone, devo ringraziare molto Amadio, Alessandro, il Govi e il Massimo perché mi hanno dato veramente una mano, anche il mio meccanico, e speriamo di fare dei bei risultati. Domanda, motorizzazione,
come ti trovi con questa tipologia di motore? TM è sempre stata molto particolare nel sviluppare le proprie moto. Ci saranno novità per il 2020 per quanto riguarda le moto da cross o correrete con la configurazione 2019? Allora, sinceramente non ero molto sicuro della moto all'inizio, però credo sia la miglior moto che ci sia in commercio, perché è molto facile da guidare, motore ne ha, è una cosa fantastica. E per il prossimo anno cambieranno solo, ci sono stati i test giovedì, cambiano solo le sospensioni che sono un po' più, diciamo, dure. Invece nel 2021 cambierà, da come mi hanno detto, cambierà proprio tutta la moto, ciclistica, plastica, diventerà tutta nuova e cambieranno tutte. Che campionato farai l'anno prossimo? Farai anche il campionato italiano oltre al regionale? Allora, il prossimo anno faremo il campionato italiano Prestige, gli internazionali d'Italia, qualche prova di europeo e se c'è la possibilità di fare il campionato regionale quando avremo le domeniche libere. Bene, complimenti Mirko, avanti tutta. L'ultimissima domanda flash: come mai tanti infortuni così hai subito? Per quali motivi? Ma sì. Cerca una ragione logica per spiegarci come mai non solo tu ma tantissimi altri piloti subiscono infortuni a raffica. Sbaglio del pilota, piste non preparate bene. Parla fuori e di la verità, perché col sorrisino la dice lunga. Ma secondo me le piste stanno diventando diciamo sempre più difficili per le moto che ci sono adesso, perché le moto comunque vanno tutte forti e ovviamente bisogna essere allenati. Secondo me tanti infortuni sono dati perché la gente non si allena molto abbastanza. E lo vediamo anche noi che comunque ci alleniamo abbastanza e gli infortuni ci sono sempre. Secondo me è per quello, moto troppo forti e le piste sono tutte più morbide, più facili da girarci e sono troppo veloci anche certe piste. Dopo scatenerò i pensieri del papà Michele Dal Bosco per quanto riguarda le piste. Ogni tanto ci scontriamo su questo, sui social. Sentiremo un po' anche il suo parere, visto che ha partecipato a gare di mondiale, è uno che va ancora forte, ti può dare tanti consigli. Sì, abbastanza, è grazie a lui che comunque sono qua. Luigi Dolci, ciao Luigi. Ciao, ciao a tutti. In lotta per il campionato MX2, qui a Mantova per l'ultima prova di campionato regionale FMI. Cosa ci dobbiamo aspettare? Grande battaglia, immagino. Sicuramente due gare in cui non bisognerà sbagliare niente per portare a casa il campionato. Dopo tanti sforzi fatti quest'anno per arrivare fino a qui, possiamo dire che siamo arrivati alla fine e non dobbiamo sbagliare niente. Sei molto concentrato, sei anche molto emozionato. Come ti trovi con la moto sulla pista di Tazio Nuvolari qua di Mantova oggi, pista da campionato del mondo? Pista oggi molto bella. Sono trovato molto meglio rispetto a domenica scorsa che ero qua a fare il trofeo delle regioni e ho avuto un terzo tempo in qualifica e mi sono trovato abbastanza bene, speriamo per dopo. Bene, mi raccomando, usa la testa e cerca di portare a casa quello che tu sai. Per scaramanzia non diciamo niente. Speriamo. Dai, forza Luigi, vuoi menzionare il tuo team e chi ti sta dando una mano? Quest'anno siamo con Team Pedro Moto ormai da 3 anni, che mi aiuta e mi segue in tutte le gare e un ringraziamento speciale a lui che mi supporta sempre. Gioele Bosio, ciao Gioele. Ciao. Forza, un po' d'animo Gioele. Sei con una moto data dal team SDM Corse, ieri ero presso di loro, mi ha raccontato un pochettino questo inizio di collaborazione. Come ti stai trovando con la moto e le tue aspirazioni per oggi? Con la moto mi trovo benissimo, già dai primi giri è come se fossi, se l'avessi sempre usata, no? E anche il motore mi trovo bene, e oggi puntiamo a farne 5 almeno. Come sei messo in campionato? Questa è la prima gara che faccio di MX2, quindi sono ultimo, 0 punti. Ultimo, Gioele, dai, impossibile, cerca di dare gas a manetta. Questa qua è una configurazione di moto dell'Europeo?
No, questa è una moto originale, quindi ci sono solo le forcelle fatte. Ok. Ti aspettiamo, vedo che sei un po' emozionato. Come hai trovato la pista? Oh, la pista è bella, sono già formati alcuni canali in giro per la pista. Speriamo, dai. Dai, cerca di divertirti e di portare in alto magari sul podio questa fantastica moto Yamaha del team SDM Corse. Va benissimo. Programmi per il 2020? A programmi al momento pensiamo di fare l'italiano regionale MX2. Con chi? Con SDM. Ok, dai, in bocca al lupo Gioele, poi abbiamo modo di sentirci durante l'anno perché ci intercettiamo sulle piste dove andiamo a girare. Va benissimo, grazie. E speriamo che sia un futuro campione, Alessandro Albano. Ciao Ale, come stai? Bene. Come sta andando? Benissimo. Benissimo? La tua prestazione com'è stata? Bella. Bella. La moto va bene? Sì. Che tipo di setting usi oggi a Mantova? Duro, molle, medio? Duro. Duro. Sospensioni durissime perché salti tantissimo? Sì. Il papà ti dà una mano? Sì. È bravo? Sì. Sì, ma lui è un fermone in moto. Sì. Sì. Uè, in bocca al lupo, mi raccomando. Sì. Ciao. Ciao. Oh, la mia, come promesso sono con Michele Dal Bosco. Ciao Michele. Ciao a tutti, ciao. Sei in forma? Abbastanza. Abbiamo intervistato tuo figlio che si sta schierando per la Mancia. Parliamo un pochettino, come avevo promesso, di un tuo pensiero sulle piste attuali e il perché i giovani fanno fatica a crescere. Ma sicuramente le piste sono cambiate e sono a mio avviso peggiorate. Le piste artificiali insomma non portano niente o poco, sono solo comode per chi le organizza e per chi gestisce forse la gara stessa, però a livello divertimento anche per i piloti, perché io ho corso due volte ad Assen nel Mondiale Veteran e vi posso garantire che il divertimento era quando uscivi, e quindi ecco, diciamo che si fa fatica chi corre e anche chi poi fa parte del team e tutto quanto, insomma, ecco. Per quanto riguarda i giovani oggi ce ne sono alcuni che promettono bene, ma sicuramente Forato, Guadagnini, soliti, insomma. Adesso secondo me un bel pilotino sarà Latta, guida molto bene, io sono un po' così un maniaco della guida e questo guida veramente veramente bene. Forse il problema grosso, però forse creerà un po' di polemica, è un po' le selettive anche in Italia, che così se qualcuno sbaglia una gara poi a giugno deve smettere di correre, e questo secondo me non è una cosa positiva per far crescere i giovani. C'è qualcosa che va cambiato sicuramente, il lavoro della federazione sta andando avanti
in molteplici direzioni, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Ci saranno tantissime novità dal 2020, come anche per la gestione delle piste sarà riveduto il tutto. Speriamo e teniamo le dita incrociate che gli appassionati apprezzino lo sforzo che tutti stanno facendo per migliorare questo motocross che non a tutti piace. Ma sicuramente a livello protezioni, abbiamo visto domenica qui al Trofeo delle Regioni, domenica scorsa, sicuramente la federazione sta investendo, giustamente, perché le protezioni ci vogliono, okay? E speriamo appunto che ci sia un'evoluzione di questo che possa permetterci di correre in tutta sicurezza, o in sicurezza insomma. E speriamo che ci siano i grandi campioni che facciano da educatori indossando loro stessi le protezioni. Sicuramente questo è l'esempio, è sempre quello del campione, è sempre quello che fa, poi può fare la differenza. Bene, ti ringrazio Michele, noi ci vediamo sulle piste del mondo, facciamo un in bocca al lupo a tuo figlio. In bocca al lupo a Mirko e speriamo che vada tutto bene. Donna che non molla mai. Ciao Patti, come andiamo? Ultima prova di campionato regionale qua a Mantova. Ciao, dai, ci provo, sono in lotta per il quarto e il quinto posto in classifica generale, incrociamo le dita, dai, però oggi è una gara un po' particolare perché mio marito si gioca il primo posto, quindi la prima manche l'ho fatta tutta a osservare la gara di mio marito. Vediamo come va la seconda, dai. Questo è vero amore, per cui un in bocca al lupo a te e un grossissimo in bocca al lupo a Marco che andiamo a intercettare. Ok, grazie mille, crepi il lupo. Raffaele Giuzio, ciao Raffaele, come andiamo qua a Mantova? Tutto bene, grazie. Come sei messo? Bene. Bene. Voglio la classifica di campionato, stai lottando penso per il campionato. Sì, sono a 120 punti mi pare, ma non ho fatto due gare e vediamo oggi come va. Come ti trovi con la moto? Trovo molto bene. Chi è che ti segue? Loreno Race. Dai, ringrazia un po' gli sponsor, dai, su un po' d'animo. Ragazzi, siete giovani e forti, un pochettino di green. E ringrazio Loreno Race, ProGrip e mio padre. E soprattutto Motocross My Passion che dedica tempo a voi futuri campioni. Certo. Certo, grazie. Grazie. Vuoi vincere il campionato? Sì. Ci proviamo. Ci proviamo. Ci proviamo con... Ma come mai la telecamera inchioda tutti gli intervistati? Cioè, è una cosa e non ha età questo blocco... Blocco davanti alle telecamere è una cosa micidiale, però noi siamo contenti di seguirvi, mi raccomando, stare lontano dai guai, gas a manetta e speriamo in un podio e poi in tante altre cose. Programmi per il 2020? E adesso stiamo ancora decidendo se rimanere due tempi o passare quattro tempi, ma 90% quarto tempi, però vediamo come si evolve la situazione. Sì, meno male, passiamo al quattro tempi, ormai senza nulla togliere il due tempi, il futuro e il presente, quattro tempi, i campionati si fanno sempre più serrati, per cui ti vogliamo vedere nelle categorie quelle che contano un pochettino di più. Dai. Certo, certo, speriamo in un 2020 migliore. Va bene. Non pensavo di fare uno scoop anche qua, invece niente, non ci sono novità eclatanti, lasciamolo concentrare e dopo ci vediamo dopo le manche. Grazie mille. Con una presenza stabile qua al campionato regionale FMI, qua a Mantova. Ciao Pedro, ciao, come ciao. Andiamo? Bene, parte la Aspetta prima... che metto il microfono sotto. Bravo. Parte la prima manche un po' di cadute, però dopo il resto tutto bene. Dopo adesso ci rifacciamo subito. Dai, tanto qua fai le sabbiature, tutta sabbia. Sì, sì,
va benissimo, anzi tutto perfetto e funziona tutto. Dai, tutto positivo. Sì, aggressivo. Ciao Pedro. Marco Corsini, ciao Marco. Ciao a tutti. C'è la Patti che è agitatissima. Eh sì, purtroppo sì, perché sa che adesso me la gioco, l'ultima manche che arriva davanti tra me e Ivan vince il campionato e allora è un po' agitata anche lei. Speriamo in bene, dai. Vedo che parlavi con Beppe Cannella. E Beppe per me è un mitico. Cioè per l'età che ha per me è proprio un gran pilota, sì sì. Oh, gli hai dato del vecchio? No, del diversamente giovane, non vorrei mai offenderlo. Grandissimi amici tutti e due, per me chiaramente la scritta aggiunta sempre bene in evidenza, in sella alla Honda, per cui adesso ti lasciamo preparare il cancelletto se lo prepari. Se non le prepari ti facciamo un in bocca al lupo. Crepi, e come diciamo sempre noi, vinca il migliore. Esatto, hai detto le cose io. Crepi il lupo e grazie di tutto. Viva il lupo. Lui mi dà le spalle e... Ciceri, allora, ti vedo super concentrato. Ultima prova di regionale, come siamo messi? Ti vedo sconsolato. Oggi ho intervistato tutta gente sconsolata, non riesco a capire come mai. No, va bene, sono contento, dai. Va bene così, ci stiamo divertendo. Eravamo qui già domenica a fare il trofeo delle regioni, abbiamo fatto secondi con la Lombardia, va bene, adesso la prima manche l'abbiamo vinta, anche se abbiamo combinato un po' un mezzo disastro, siamo caduti, però vabbè, alla fine abbiamo vinto e vabbè dai, è l'ultima manche, cerchiamo di far bene, l'importante è divertirsi. Bene, dopo vacanze o allenamenti in preparazione del 2020? Perché ormai qua alla nostra età quasi quasi ci alleniamo di più che i professionisti e allora, purtroppo allora, andiamo un pelino meno. Allora, il 2020 sì, devo andare a fare i Castel con il trofeo delle nazioni con le moto d'epoca. Farai contento Stefano Pecora, purtroppo quando uno va a fare quelle gare è veramente vecchio. No, vabbè, non è che sono così vecchio, però beh, dai, c'è una motoretta messa bene, proviamo. Quella che dopo hanno iniziato a fare i cancelli automatici. No, dai, è una replica Mugen, sarà una bella moto. Farò vedere. Assolutamente sì, è una presa in giro, prendo sempre in giro Stefano, che parla solo di non fettucciare i paddock. Poi anche con quei cancelli lì bisogna accelerare anche con quelli lì per andare. Sì, quello sicuro, state attenti a saldare i telai tanto spesso. Vabbè, ma io, quello per i Maico, per gli 89 non è così, dai. Dai, in bocca al lupo, avanti tutta, gas, viva il lupo. Quando si parla di MX Promotion, come non parlare del Deus Ex Machina, Katia Reguzzoni. Ciao Katia. Ciao a tutti, ciao. Grande lavoro a Mantova per l'ultima prova di campionato regionale, è stato un anno molto molto impegnativo con tantissime soddisfazioni. Sì, assolutamente, purtroppo siamo all'ultima gara, stiamo già pensando all'anno prossimo. Speriamo di riuscire a introdurre alcune novità e speriamo di attrarre più piloti possibili, ecco. Assolutamente, anche perché i regolamenti cambieranno un pochettino nel 2020, la Federazione Motociclistica Italiana sta lavorando tanto appunto per questi campionati, anche a livello di sicurezza, per cui sicuramente ce ne saranno molti di più. Però i successi ottenuti con le iscrizioni quest'anno fanno ben sperare. Certo, no, infatti siamo comunque contenti di come è andata, però insomma no, si vuole sempre migliorare, ecco, perché comunque i problemi ci sono sempre, bisogna risolverli e trovare una soluzione ragionevole per cercare di far divertire più piloti possibili e anche in sicurezza, ecco. Io da appassionato, da amico e da addetto ai lavori nel mondo televisivo devo farti veramente complimenti di cuore per il lavoro, per il sorriso che regali sempre a tutti e per la grande disponibilità che hai. Veramente brava, brava, brava. Grazie, grazie, grazie. Noi ci vedremo nel 2020, Motocross My Passion sarà ancora appresso a voi per tutto il campionato. Adesso dovrò fare due chiacchiere con il presidente
Ivan Bidorini, che salutiamo e ringraziamo per la collaborazione, e ci vediamo nel 2020 ancora più organizzati, più belli e con più motocross in televisione. In bocca al lupo. Crepi, grazie a tutti, grazie anche a voi di Motocross My Passion, e al 2020. Viva il lupo! Mantova per il campionato regionale FMI Lombardia è tutto, per cui ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguiteci, Motocross My Passion sta investendo tantissimo per avere più motocross in televisione. Vi ricordo la nostra pagina web, che è www.motocrossmypassion.it, il nostro canale YouTube Motocross My Passion TV, e ovviamente siamo su tutti i social, oltre che andare in onda televisivamente. Un caro saluto da Adriano Narducci e Claudio Lionello, alla prossima! Just One Helmets MXGP of China, presented by Herhui Investment Group, got underway with the MX2 qualifying race here in China. And it was Jorge Prado who grabbed the early advantage, closely followed by his teammate Tom Bial, Calvin Belandren. But it was Maxime Renault who emerged in second position on the Yamaha SM Action MC Meliori machine. But before the end of the first lap, Bial had moved himself into second and went after Prado. Just behind Maxime Renault was Yago Kiertz. He was in fourth, with Belandren in fifth. The Belgian Kiertz thought he found a way past the Yamaha rider, but had to wait a little longer. His move eventually came, though, on lap four. Kiertz passing the Frenchman through the waves. Up front, though, Prado and Vial were locked closely together for the first half of the race. And through this part of the racetrack, just a couple of laps later, Yago Kiertz made a mistake. He went from third to fourth as Belandren, who'd already passed Renault, went through. Mitch Evans on the Honda and Adam Sterry battled over sixth place. Evans would eventually finish fifth. Sterry would eventually finish in seventh for F&H Racing Kawasaki. Yago Kiertz fell again, about five laps to go. Whilst in fourth, he would eventually go to ninth and then eventually get back to eighth on a Monster Energy Kamiya Yamaha.
This was his move on Richard Sikkinen on the JD Gunnex KTM that put him into eighth in the latter stages of the race. But it was Jorge Prado for the 14th time this year, the Red Bull KTM rider winning the qualifying race in MX2. His teammate Tom Vial was second, Calvin Vallandrum was third for Team HRC, Maxime Renault fourth for Yamaha SM Action MC Migliori, fifth Mitch Evans for Honda 114 Motorsport, Brian Moreau on the Bud Racing Kawasaki Steri and Kiertz. Yeah, cool to get the last one of the year, well, the last qualifying race, and no, it felt good. Track was a bit soft, a bit dangerous in places. Hopefully tomorrow they can prepare a bit better and a bit less water, but you know, I was enjoying it. At the end of the moto, I was getting a better rhythm and no, enjoying the track, and hopefully we can get a win tomorrow. Best of luck then, thank you. In the MXGP qualifying race, Geis over on the left, alongside him, the 84 of Herlings, Koldenhoff, but two gates over, the 91 Yamaha of Jeremy Seewa, he ran wide though, opened the door for both Geiser and Koldenhoff to go through. By the time they reached turn two, it was Geiser from Koldenhoff. Seewa losing second, a couple of corners later though, for good. Herlings was parked about fifth, at one stage he went as low as seventh as he struggled with the tricky conditions here on this racetrack here in MXGP of China. Monticelli and Jasikonis were battling it out as well, around fifth, sixth position in the early stages. But then there was a turning point in the race, and it involved your race leader, Tim Geiser. As Herlings went through on Brian Bogers, Geiser fell from the lead, threw away a 2 second advantage, was a little bit labored as he picked himself up, and then he fell again moments later. He would eventually come home in 11th place. Glenn Koldenhoff then led for Standing Construct KTM. He had about a 3 second advantage over Elmina Jasikonis on the Rockstar Energy Husqvarna, but then the 27 started to close in on the 259, and they went at it. And as those two battled for first and second, Jeremy Seewa on the Monster Energy Yamaha and Paul Jonas, Jasikonis' teammate, started to close in as well in what looked like it was going to be a four-way battle for the lead. But it was Glenn Koldenhoff who hung on for his second qualifying race win of the year, back-to-back now from Turkey. Jasikonis came in second, third Seewa, fourth Jonas, just from Herlings, who set the fastest lap on the final lap. Monticelli was 6th, Van Horwijk 7th, and Gauthier Paulin came home in 8th. Yeah, it was actually quite similar than last weekend, you know. Started off 2nd, Geiser crashed quite hard and got the lead. And all moto, Jasikonis was behind me, but I was managed to stay calm and was a good moto. The final round of the FIM Motocross World Championship, the Just One Helmets MXGP of China, presented by Huhui Investment Group, MX2 Race 1, and it was Tom Vial with his 8th foxhole shot of the season. He then fell on the opening lap, handing the advantage to Jorge Prado and Calvin Vallandrum. Vallandrum was in 2nd, came under the scrutiny eventually of Thomas Olsen and Vial. Vial then tried to make this move on Olsen to go into third, but then the next corner he ran off the track. Got pushed back down to fourth. He did yield this position back to Olsen, so there was no punishment there, but eventually he did find his way past the Dane with a swift move up the inside into third place. Jarko Kiertz was in the background. He also found his way past the Husqvarna rider to move into fourth. And Kiertz and Vial were going for third in the championship. Race win number 30 though for Prado in race one. MXGP race one, and the fastest qualifier, Glenn Koldenhoff, over on the left-hand side, 259 on the Standing Construct KTM, grabbed his 4th foxhole shot on the exit of turn one. Jeremy Seewa tried to hold a tight line. He came out second eventually, but then he fell on lap two whilst challenging for the lead. He picked himself up in fourth place and then fell again. He already had a rock in the face off the rear wheel of Glenn Koldenhoff's machine and also split his chin in that fall, but he still continued to fight through. That move on Jasikonis and Jonas put him into fourth, which is where the Monster Energy Yamaha rider would stay. Tim Geiser was already too far up track though in third, battling with Jeffrey Herlings and the race leader Glenn Koldenhoff, who did hang on to take his 4th race win of the year from Herlings and Geiser. Seewa was 4th. Two, race two. This time, the man on the left-hand side, number 61, Jorge Prado,
in his final MX2 race in his MX2 career before moving into MXGP, rounded out the first turn with his 23rd Fox hole shot of the season. And for the whole race, he was shadowed by his young teammate, number 28, Tom Vial. Thomas Olsen was in fourth for much of the race for Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. Whilst the battle continued up front, Prado would distance himself and then his teammate would close back in. One or two little mistakes started to creep into the game of the 61, who was not feeling himself and not riding as fluent as he has done all year. Jarno Kiertz, though, was on course for claiming third overall in the MX2 Championship standings. But in a almost photo finish to the line, it was Jorge Prado who took race win number 31, another double race win. Vial was second, Jarno Kiertz third, Vallandrin and Olsen your top five. The overall Grand Prix, though, Prado, Vial, Vallandrin. The fans loved every minute of it. And the final championship, Prado, Olsen and Jarno Kiertz just edging out Vial. Jacoby rounded out in fifth place. But that was your podium here in China. Jorge Prado, Tom Vial, Calvin Vallandrin. Yeah, it was just an incredible season. I could manage to win so many GPs and motos and be regular, you know. It's coming a big step for me next year, going to moving to the 450 class. But you know, we are going to work hard, and I'm so happy from this season. I say it again, and I want to thank again everybody who has been supporting me since the beginning, Red Bull KTM Factory Racing team, all my sponsors, everybody behind me. You know, thank you very much, because you know, it was an incredible season. Final gate drop of the year, MXGP race 2, and from gate number 3, number 91, who just got pipped in race 1, rounded out the first turn to take his fifth Fox hole shot of the year on the Monster Energy Yamaha. But it wasn't long before Glenn Koldenhoff was through on the standing construct KTM. Tim Geiser, though, in third, challenging those two, ran off the finish line jump into some trackside hoardings. He had to stop to extricate himself. He eventually re-emerged in sixth place. But that wouldn't be the last time we would see of him. Second half of the race, Jeffrey Herling started to get the taste for victory. He closed in on Jeremy Seewer, put on a neat squeeze on the Swiss rider going into turn one to take second with about 7 laps to go. Tim Geiser made this move on Jeremy Van Horvik on the Honda SR Moto Blues machine, and the HRC rider found himself in fourth, but a long way off third, which was Jeremy Seewer. A lap and a bit to go. Jeffrey Herling's closed in on Glenn Koldenhoff. He made this pass to take over the lead. Koldenhoff then pulled up and hung on for second, which was going to be good enough for third overall in the championship. But Jeffrey Herling's crossed the line with a 2-1 to take his 86th career victory. Glenn Koldenhoff second overall on the podium for the fifth time this year. Jeremy Seewer on the podium for the sixth time this year. And of course, the championship looks like this now after all rounds, 18 of them. Geiser, Seewer and Koldenhoff rounding out the championship standings. Tim Geiser with the gold plate, a three-time world champion now for HRC. I'm getting closer, you know. You know, I'm spending more time and time on the bike, so our goal was this whole race would be warmer for us, you know. It's I don't want to let my nation know, so I think we have a great team for us now, and we're all feeling really strong. But coming back to the day, you know, I had two not such a great starts, but I think it was mainly because of my position. But both motors worked my way up to the front. Second moto just couldn't make it, but second moto, you know, I still managed to pass Glenn and win the second moto. So. Appassionati, ben ritrovati in Motocross My Passion. Con questa sono qua con un'icona del mondo dell'enduro. Sesimo round della Ghieda, Portogallo. La tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda manche dell'MX2. 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 2-2-2 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross My Passion. A ninth title for Cairoli, who came home in second. Max Anstey came home. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è